Anche Fiorano ha il suo centro per le famiglie. Sabato mattina a Villa Cuoghi sarà inaugurata la sede fioranese del servizio dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico. 88 cani adottati e 383 gatti adottati, dati che segnano una crescita rispetto all'anno precedente. Facciamo il punto sul 2023 del canile e gattile intercomunale punto e virgola di Magreta. Questa mattina la scuola elementare Don Mazzoni di Corlo ha riaperto le proprie porte agli alunni dopo circa un anno di lavori di riqualificazione, in gran parte finanziati con fondi del PNRR. Da un capo all'altro della Nuova Zelanda, continua l'avventura dall'altra parte del mondo del sassolese Alberto Bellini, che ha già percorso poco più di 1000 km. Nel nostro TG Alberto ci racconta come sta andando. Buonasera. Anche il territorio fioranese può contare su una sede del Centro per le Famiglie del Distretto Ceramico. Sabato alle 10, infatti, a Villa Cuoghi sarà inaugurato un nuovo spazio dedicato, il servizio di Simone Fellico. Fissata sabato 13 gennaio l'inaugurazione della nuova sede del Centro per le Famiglie a Fiorano. Il luogo che ospiterà le attività del centro sarà Villa Cuoghi, punto d'incontro tra la piazza comunale, un nido, il parco comunale e la ludoteca. La scelta diciamo che è stata tutt'altro che casuale, nel senso che abbiamo individuato questo spazio proprio perché è collocato in primis al centro del comune di Fiorano, a pochi passi dalla piazza centrale, ma soprattutto perché è in prossimità sia di uno dei due nidi comunali, sia di fianco a uno degli asili statali presenti nel nostro territorio comunale. Inoltre dista veramente pochi passi sia dalla biblioteca, dove ricordiamo anche che esserci una bella area dedicata proprio alla letteratura per l'infanzia, sia alla ludoteca, quindi un altro spazio educativo molto importante presente nel nostro comune. E non ultimo c'è anche un grosso parco comunale proprio qui di fianco. Quindi l'idea di creare questo specie di polo diffuso dedicato proprio all'infanzia, ai servizi 0-3 e addirittura diventano anche 0-6 anni, che consentono così alle famiglie di poter trovare tutti i vari servizi che meglio si adattano alle loro esigenze a pochi passi l'uno dall'altro. Con l'inaugurazione della sede le famiglie fioranesi non dovranno più recarsi a Sassuolo, Maranello e Formigine per usufruire dei servizi del centro, attivo sul territorio dal 2005. Tra le attività proposte dal centro, l'informazione e l'orientamento di giovani e famiglie, il sostegno sia alla neogenitorialità che alla genitorialità, lo sviluppo di una comunità tramite la collaborazione con le associazioni del territorio. Il centro per le famiglie sarà operativo con nuove proposte ogni settimana, il lunedì, il martedì e il mercoledì, dallo spazio aperto, luogo di incontro per le famiglie, agli incontri per il sostegno alla neogenitorialità. Lavoreranno in sinergia le tre sedi di Maranello, Formigine e Sassuolo insieme alla nuova sede di Fiorano e andranno a ad offrire anche ai cittadini di Fiorano, come già avviene dall'apertura del centro per le famiglie, perché il servizio è rivolto a tutti i nostri 8 comuni del distretto, tutta una serie di servizi e di opportunità e anche di sostegno come servizi di counseling e di mediazione familiare che saranno assolutamente gratuiti. E la cosa importante insomma da dirci è anche che le opportunità che ci saranno qui il lunedì, il martedì e il mercoledì mattina saranno d'accesso libero e gratuito, non occorre la prenotazione. E nel nostro materiale informativo ci saranno comunque anche i contatti della sede per poter avere tutte le informazioni che le famiglie desiderano avere. La sede fioranese può vantare due operatori. Noi al momento saremo in due sulla sede di Fiorano, quindi io e la collega Blerta. Nelle altre sedi poi abbiamo altre operatrici e siamo a 5-7 operatori che girano tra le sedi di Sassuolo, Formigine e Maranello. Il 2023 per il canile gattile intercomunale punto e virgola di Magreta si è chiuso con una crescita nelle adozioni sia di gatti che di cani. Rimane alto però il numero di ingressi. Facciamo il punto sul 2023 della struttura con Gabriele Arcuri. È tempo di bilanci anche per il canile gattile intercomunale punto e virgola di Magreta, che ha stilato il resoconto delle adozioni del 2023.
Lo scorso anno i cani accolti nella struttura sono stati 239, numero che va a sommarsi ai 109 già presenti ad inizio gennaio. 261, invece, sono state le uscite, suddivise in 88 adozioni, 29% in più rispetto al 2022, 167 ritiri di proprietà e 5 decessi. Punto e virgola, al momento, ospita 87 cani. Come di consueto, i numeri dei gatti sono stati più alti. I gatti entrati nel 2023 sono stati 490, di cui ben 407 nel periodo aprile-ottobre. Quelli usciti sono stati 491, con un totale di 383 adozioni, 53% in più rispetto al 2022. La struttura ospita ora 52 gatti. Si ricorda infine che per adottare un cane è necessario prendere appuntamento contattando via WhatsApp la struttura, mentre per adottare un gatto è sufficiente recarsi sul posto nei giorni prestabiliti. La fine delle vacanze natalizie a Corlo ha coinciso con la riapertura, dopo circa un anno di lavori di riqualificazione, della scuola elementare Don Mazzoni. L'intervento, costato 1.400.000 euro e finanziato con fondi del PNRR per 1.250.000 euro, ha riguardato l'adeguamento sismico, il rifacimento di tutti i servizi igienici, l'ampliamento del terminale mensa, la ritinteggiatura di tutti gli interni, l'installazione di un impianto con luci LED ed un impianto fotovoltaico. Inoltre, in un'ottica di abbattimento delle barriere architettoniche, è stato installato un ascensore. I lavori di riqualificazione proseguiranno anche quest'anno con l'inserimento di nuovi arredi e piantumazioni nell'area cortiliva. Sabato 27 gennaio si terranno feste di inaugurazione. Prosegue l'avventura dall'altra parte del mondo per Alberto Bellini. Sassolese impegnato ormai da un mese in un trekking di circa 3.000 km che lo porterà da un capo all'altro della Nuova Zelanda. L'abbiamo contattato per voi. Nel percorso di circa 3.000 km complessivi, poco più di 1.000 sono già alle spalle. Questo è un primo bilancio dell'avventura di Alberto Bellini, sassolese partito ad inizio dicembre dal centro abitato più meridionale dell'isola del sud della Nuova Zelanda, con l'obiettivo di arrivare nell'estremità settentrionale dell'isola del nord. Il giovane sassolese procede ad una media di circa 28 km al giorno, ma non mancano gli ostacoli, soprattutto legati alle condizioni meteo. Dal punto di vista tecnico c'è alcuni tratti che sono abbastanza difficili, però diciamo niente di così speciale da un punto di vista complessivo. Qua la difficoltà è il meteo, che è molto ballerino e quindi porta appunto a piogge che vanno ad alzare notevolmente il livello dei fiumi, i quali sono la principale difficoltà del percorso. Si attraversano anche fino a 40 volte i fiumi in una giornata e appunto sono stato bloccato per quasi 3 giorni, proprio i giorni di Capodanno, sopra un bivacco perché non si poteva scendere perché le piogge avevano portato diciamo un innalzamento dei fiumi. Altra difficoltà, che può essere molto banale, ma alzarsi al mattino quando ci sono 5 gradi con i vestiti bagnati del giorno prima e devi andare ad attraversare un fiume dopo 100 metri non è molto piacevole, però ci si fa l'abitudine. Diciamo che la natura fa da padrone continuamente, soprattutto nell'isola del sud, siccome è totalmente incontaminata, anche il percorso si vede proprio che in generale sono poco battuti. E siccome non c'è una grande manutenzione, ma soprattutto le forti piogge portano appunto a far sì che la natura venga fuori continuamente, le piante soprattutto crescano e quindi vadano a coprire il percorso, che è un'altra difficoltà perché molte volte non è segnato, a volte sei perso, non sai cosa fare perché il percorso semplicemente non c'è e quindi devi più o meno andare a naso. L'obiettivo di Bellini, che sta per concludere la parte di percorso dell'isola del sud, è quello di arrivare a destinazione tra fine marzo ed inizio aprile. L'avventura sta procedendo bene, spero ora come ora di riuscirla a completare entro la fine di marzo, primi di aprile. La section che invece andrò ad affrontare nei prossimi giorni è la section più dura di tutte, di tutto il percorso di 3.000 km, perché sono 160 km di
totale autonomia, quindi di cibo, con un dislivello abbastanza importante, molto tecnico, quindi questo è, diciamo, è il tratto che un po' soffrono un po' tutti, un po' tante persone, sia dal punto di vista mentale che fisico. E dopo di questa praticamente l'isola del sud, dopo una piccola section è finita, e dopo lì si riprende, si va con un traghettino, si va sull'isola del nord, in cui mi aspetteranno appunto i restanti 1700 km. Nell'ambito dell'avventura, Bellini ha deciso di lanciare una raccolta fondi a favore di Per Vincere Domani Onlus, associazione impegnata nel sostegno e nella crescita dell'assistenza oncologica. Volevo ricordare anche l'obiettivo di questo viaggio, di questo lungo viaggio, che è appunto raccogliere fondi per l'associazione Per Vincere Domani di Sassuolo. E la raccolta fondi è stata aperta il 1 dicembre, il giorno della partenza, e sarà aperta per tutta la durata del viaggio fino all'arrivo, comunque alla fine di questo viaggio. E potete trovare il link qua sotto in descrizione tramite l'applicazione GoFundMe. Quindi se volete donare, condividere o anche solo un passaparola è più che sufficiente. E volevo ricordare che sono appoggiato tecnicamente da Running 3.30 di Sassuolo, appunto specialisti per l'outdoor, poi Vege 13 Arreda di Formigine, FB Solution di Sassuolo, Ombit SRL di Sassuolo e Officina RCM di Fiorano Modenese. Ed ora la nostra pagina sportiva. Dopo la pausa natalizia, nel fine settimana sono ripartiti i campionati di eccellenza e promozione. Ritorno in campo positivo per il Real Formigine, che ieri allo stadio Pincelli ha vinto 1-0 il derby con la Pieve Nonantola, raccogliendo così il quinto risultato utile consecutivo. In promozione bene anche la San Michelese, che davanti al pubblico di casa ha superato 3-0 il Vezzano, mantenendo il ritmo della corsa playoff. Il Fiorano invece non è andato oltre l'1-1 nella sfida di bassa classifica con Next Gen Terre di Castelli. E con questo è tutto, vi ringraziamo per l'attenzione. Distretto Oggi TG torna lunedì prossimo. A domani con una nuova edizione di Sassuolo Oggi TG. Buona serata.